Ciao a tutti amici di Everyeye, un salutone dal vostro Green. Simuliamo la finale dei mondiali fra Germania e Argentina, ragazzi. Buone le maglie così mi piacciono. Mettiamo difficoltà, è già impostato sull'agenda. Allora, cominciamo la partita. Parliamo un po' di queste due squadre che si sono presentate in maniera assai differente alla finale. Germania battendo 7-1 i padroni di casa di questi mondiali, il Brasile con una prestazione collettiva di tutta la squadra veramente strepitosa, Argentina che invece arriva in finale dopo aver battuto ai rigori l'Olanda, grande protagonista il portiere Sergio Romero, che ne ha parati ben due con un bel bigliettino che si era preparato in cui si era segnato da che parte tiravano i cacciatori olandesi. Allora eccoli qui, Klose, record breaker. 16 gol nelle fasi finali di competizioni mondiali per lui. Germania che vanta veramente una squadra molto ma molto solida. Neuer, probabilmente il miglior portiere al mondo. E qui è il Pocho Lavezzi e la stella Leo Messi. Formazione Germania 4-3-3. Neuer, Lambo, Ateng, Hummels, Sowedes, Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Tridente, Müller, Klose, Özil. Snaturato nella posizione di ala sinistra, Argentina con un 4-4-1-1. Romero, Sabaleta, De Michelis, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Perez, Lavezzi, Messi e unica punta davanti, Higuain. Arbitro qui è Rui Barbosa e non Rizzoli, a cui è stata assegnata la direzione della finale dei mondiali. Siamo pronti. Fischio d'inizio, è partita. Palla alla Germania, Schweinsteiger, subito per Müller, ancora Schweinsteiger, Khedira, ecco servito Müller che allunga subito per Lahm, il terzino che ha giocato spesso come centrocampista difensivo centrale, prova il cross respinto ed è subito calcio d'angolo per la Germania, e va cross alla battuta, palla scodellata dentro, attenzione il colpo di testa di Hummels, Romero c'è, si porta comunque il pallone sulla fascia, la mette dentro. Ed è fallo, fallo per la Germania. Seconda occasione per la Germania, Özil, palla dentro, Müller ci prova, la palla sul palo. Che rischio per l'Argentina. Palla ancora alla Germania, Müller ancora di testa. Sarà rimessa dal fondo. Thomas Müller veramente pericoloso, rivediamo qui, colpo di testa, Romero non ci arriva, ma il palo grazie all'Argentina. Schweinsteiger fraseggia molto bene la Germania. Toni Kroos serve Özil. Attenzione Özil, tiene il pallone, può scodellare dentro Özil per il colpo di testa. Romero spara fuori, smanaccia. Riparte il contropiede dell'Argentina. Leo Messi serve il Pocho Lavezzi. Attenzione, grande velocità qui. Leo Messi sulla fascia, vediamo cosa farà. Colpo di tacco, ma sbaglia tutto. Voleva servire Lavezzi con una delle sue magie. Marcato veramente da due avversari, palla Leo Messi però attenzione a limitare l'area, prova a girarsi, attenzione Leo Messi entra in area, Leo Messi il tiro, Neuer c'è, arriva Lavezzi, non è finita, all'indietro per Rojo, vediamo se proverà a buttarla in mezzo, Rojo, niente da fare, allarga per Sabaleta, mamma mia che occasione anche qui per l'Argentina, Sabaleta, Sabaleta riesce a metterla dentro, ancora all'indietro, Perez. Perez perde il pallone, recupera la Germania, Schweinsteiger. Recupera però molto bene l'Argentina, qui Lavezzi. Serve benissimo Messi, Messi entra in area, potrebbe tentare il dribbling, la mette dentro per Lavezzi, dentro ancora per Higuain. Salvato! Sta per finire il primo tempo, siamo ancora 0-0. Klose, Khedira. Khedira vede arrivare Lahm da dietro, Lahm lo serve molto bene, Khedira ha provato ad allargare per Müller, niente da fare. L'unico colpitore di testa dell'Argentina potrebbe essere Higuain. Attenzione Mascherano perché tiene il pallone, prova a mettere dentro la palla. Butta fuori così la Germania. Palla Özil. E finisce il primo tempo. Diciamo due grosse occasioni da ambo le parti. Il palo colpito da Müller e poi la respinta sul tiro ravvicinato da parte di Neuer sul tiro di Messi. Ecco il colpo di testa di Müller che va a battezzare il palo alla destra di Romero.
E qui il tiro di Messi, respinto con i piedi da Neuer. E allora riprendiamo con la seconda frazione di gioco. Vediamo poi se ci saranno dei cambi e quali saranno. De Michelis. Per il momento le formazioni sono le stesse dei primi 45 minuti. Oscar Perez potrebbe allargare, vediamo se lo fa. Niente, gli ruba il pallone Ovedes. Incredibile. Si fa in avanti così, era partito intanto. Müller close, prova a servirlo, arriva cross. Un tiro un po' inutile. Le squadre ora sembra che attendano un po' le mosse degli avversari. C'è questo, diciamo, fraseggio un po' stucchevole, forse è partita. In attacco l'Argentina, ha servito infatti Leo Messi. Leo Messi è solo però contro due. Proverà il dribbling, gli ruba palla molto bene Hummels. Che poi libera, c'è questo colpo di testa. All'indietro, Boateng, serve in verticale Khedira. Khedira allarga per Thomas Müller. Müller molto bene per Schweinsteiger. Schweinsteiger per Lahm. Gioca molto bene la Germania. Attenzione Lahm, prova a metterla dentro corta per Schweinsteiger. Potrebbe scodellare ed è così. Il colpo di testa di Klose. Spallata del difensore. L'arbitro dice che è tutto regolare. Romero salva. Toni Kroos, Khedira, attenzione Khedira, serve Thomas Müller, Müller allarga, no, dentro per Khedira ancora, attenzione Khedira, potrebbe andare il tiro, Khedira il tiro, fuori, incrocia malissimo Khedira, palla fuori di un metro e mezzo, due buoni, sul secondo palo, immobile Romero, e ecco le prime sostituzioni, entra Fernando Gago per l'Argentina e Kramer per la Germania, Kramer al posto di Toni Kroos, e Gago che sostituisce Lucas Biglia. Seconda sostituzione per la Germania, è entrato Mario Götze al posto di Sami Khedira. Palla però in possesso dell'Argentina, Lavezzi. Prova ad accentrarsi, serve Leo Messi. Attenzione Leo Messi, scivolata qui. Lavezzi, Lavezzi contro Lahm. Niente da fare, Lahm recupera e tiene in campo il pallone. Serve subito Götze, può partire la Germania. Attenzione Götze, allarga per Lahm. All'indietro per Götze non poteva servire Thomas Müller che era in fuorigioco. Klose si accentra, serve molto bene Kramer, subito scodella per Klose, attenzione Klose, lo stop il tiro ed è l'1-0 per la Germania, 1-0 per la Germania signori, grande azione della compagine tedesca, Kramer il nuovo entrato, serve molto bene Klose che stoppa a seguire e con il sinistro infila Romero sul suo secondo palo, rivediamo, stop e tiro di Klose, che sarebbe così il suo 17° gol nelle fasi finali dei mondiali. Germania 1, Argentina 0. Si dispera Romero, ma grande azione della Germania. E qui Klose giustamente applaude, quando siamo al 72°. E adesso l'Argentina dovrà spingere per recuperare. Attenzione Leo Messi, Mascherano, questa volta dentro per Lavezzi, attenzione Lavezzi, lo stop, si gira in area ma ci sono tantissimi difensori, Higuain, serve Gago, il tiro da fuori, la deviazione, palla che esce, attenzione perché esce Gonzalo Higuain ed entra Sergio El Kun Agüero, prova questa carta Sabella, calcio d'angolo per l'Argentina. Lavezzi alla battuta, palla lunga, Messi, stoppa subito per Mascherano, Mascherano dentro per Oscar Perez, non va il cross direttamente, prova il tiro, calcio d'angolo ancora, il poccio Lavezzi dalla bandierina, Lavezzi vediamo la palla dentro, De Michelis ci prova lui, niente da fare perché respinge la Germania, ma c'è Leo Messi sul pallone, come un rapace, Mascherano all'indietro per Leo Messi, Leo Messi, Agüero, attenzione Agüero, potrebbe entrare in area ma la difesa della Germania c'è, palla che comunque resta in possesso dell'Argentina, Lavezzi, Lavezzi si allarga, Lavezzi in scivolata così, Sabaleta, prova ad allargarsi, attenzione Sabaleta, Argentina che continua a giocare sulle fasce e non crossa mai, Oscar Perez, Sabaleta, Perez, il tempo scorre, Agüero, Gago, Rojo, possesso palla inutile dell'Argentina perché se non tirano Leo Messi all'indietro per Zabaleta,
rischioso. Messi, ancora lui. Serve Zabaleta, attenzione, Zabaleta. Vediamo se crosserà, si crossa, attenzione Sergio Aguero, no, perché Boateng ci arriva prima di lui. Messi, Messi, deve fare lui qualcosa, altrimenti potrebbe finire così. Oscar Perez, Perez, attenzione, all'indietro, eccolo qui, Leo Messi. Prova il numero, Leo Messi, Leo Messi, per Oscar Perez ancora. Zabaleta, prova a metterla dentro, ma Boateng ancora una volta sovrasta il Kun Agüero. 90esimo, possesso palla della Germania, sta facendo torello praticamente Müller, ed è finita la partita, signori, 1-0 per la Germania. Questa è la previsione del gioco. La Germania quindi dovrebbe raggiungere l'Italia quota 4 nelle vittorie mondiali. Disperato Leo Messi, Neuer che praticamente in questa partita ha fatto un intervento soltanto, che è stato però prezioso ai fini del risultato. Signori, ovviamente fateci sapere nei commenti chi tifate voi per la finale e secondo voi se questo pronostico può essere più o meno realistico. Mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, come sempre, stay barba, stay qualità. Ciao belli!